Presidente Cacciaglia, il tavolo fortemente voluto dalla Fondazione per dare vita all'hospice sta arrivando alle battute finali. È soddisfatto? Sicuramente molto soddisfatto. C'è stato forse una delle poche volte in cui tutte le forze si sono riunite in maniera concorde. Grazie questo anche a Gino De Paolis che ha voluto lui da primi e lui mi ha coinvolto in questa operazione. Grazie anche al Vescovo Genis, a cui poi sarà intitolato questo hospice. Avremo un'ulteriore riunione per il 2 di febbraio per mettere proprio le ultime cose nelle loro caselle, dopodiché ci sarà l'inaugurazione. La Fondazione, a fronte di una necessità che c'è stata rappresentata oggi, metterà ulteriormente, farà in modo di provvedere a un certo tipo di discorso importante, di cui poi parleremo in apposito momento, e siamo ormai all'arrivo, siamo arrivati a questo importante traguardo. Io dico sempre sperando che serva il meno possibile, però purtroppo serve, e intanto facciamo queste cose che sono una conquista sicuramente per Civita Vecchia e il territorio. Consigliere De Paolis, lei già dalla provincia aveva fatto questa battaglia per avere l'hospice a Civitavecchia, ora ci siamo, è soddisfatto? Beh, ora ci siamo, il traguardo lo vediamo, è raggiungibile, è l'ultimo sforzo, l'ultimo miglio, il 21 febbraio, abbiamo detto, questa è la grande novità, abbiamo pensato che potesse essere il giorno per fare l'inaugurazione. Altra cosa che non è una novità, ma già era stata decisa, più volte detta, è l'intitolazione della struttura al nostro amato Vescovo Carlo Genis, che è stato il primo ad aprire questo tavolo di confronto istituzionale, ma un tavolo importante che ha seguito sempre i lavori di questa struttura. Certo, sono soddisfatto, io sempre quando vedrò il 21 febbraio questa struttura inaugurata, mi potrò sedere anche a pensare a quanto è stato difficile ma soddisfacente questo percorso.